bene. Mia cara Sofì, stai per scoprire la tua nuova macchina, la tua auto, la macchina dei tuoi sogni. Sei pronta? 3, 2, 1. Voi che ci guardate siete il team troll della squadra più grande e forte di YouTube. Se non ne fai ancora parte, clicca il tasto iscriviti qui sotto e farlo esplodere. Oggi è ufficialmente, finalmente, il grande giorno di Sofì. Che squillino le trombe. Il mio grande giorno. It's my big day. Il mio grandissimo, grandissimo giorno. Per chi non lo sapesse, in seguito delle varie vicende, ieri il nostro Louis Cretin mi ha fatto fare la prova delle prove. Mi ha umiliata davanti a tutto il team trote d'Italia. Mi ha fatto fare la schiavetta per un giorno. Però, a quanto pare, finalmente oggi avrò quello che mi merito. Cioè una pentola per cucinare carciofi? Sì. Lui, sì. Come ti dicevo ieri, sì. Io spero davvero che non sia uno dei tuoi soliti scherzi, perché potrei arrabbiarmi tanto, ma tanto, ma tantissimo. E chi lo sa se è uno scherzo, lo scopriremo solamente oggi vivendo questa incredibile nuova giornata. No, no, che stai facendo? Che stai facendo queste manezze? Chi lo sa se è uno scherzo? So. Per favore, la smettiamo. La smettiamo! Smettila. Basta. Mi puoi liberare, per favore? Tieni la videocamera. Ma che cavolo? Certo, come poliziotto fa un poco schifo. Ha lasciato la chiave delle manette qui. Okay. Sono cretina. Salve, buongiorno, sono libero. Piccolo riassunto delle puntate precedenti, per chi si fosse perso i vecchi vlog. Cosa assolutamente impossibile, perché i nostri vlog sono davvero bellissimi e dovete seguirli tutti i giorni, perché ogni giorno è qui sul canale del Me Contro Te alle 14 un nuovo video. Punto 1. Ho comprato una nuova moto. Un altro motocross, perché io già avevo un motocross che era Crossy, e ho comprato Crossy 2.0. Sofì a questo punto si è arrabbiata tantissimo. E tutto ciò porta al punto 2, perché dice: lo hai pezzo di cretin, ma tu hai comprato un'altra moto, guarda quella che c'hai. Io non ho neanche un mezzo di trasporto. Cioè della macchina, due moto, overboard. Overboard ha una ruota? Mai usato? Alo. E io invece non ho niente. E tutto ciò porta così al punto 3, ovvero io che dico: cara carciofina, ti prometto che ti comprerò un mezzo di trasporto. Lei così rilancia e dice: mi devi regalare la macchina dei miei sogni. E alla fine, punto 4, ho comprato la macchina dei sogni di Sofì. Questo porta al punto 5, ovvero ho detto alla nostra piccola carciofina: se vuoi ottenere la tua macchina devi superare una prova. Così oggi daremo la macchina dei sogni di Sofì a Sofì. Lui, mi sorge un dubbio. Che dubbio? Tu continui a ripetere: la macchina dei sogni, la macchina dei sogni di Sofì. Tu sai qual è la macchina dei miei sogni? In realtà no, però ho lavorato di immaginazione. Ho immaginato come potesse essere la macchina dei tuoi sogni. Aspetta, vediamo se ho indovinato. Dimmi com'è la tua macchina dei sogni. Sì, te lo dico. Così ti metterò alla prova. Vediamo quanto mi conosci fino in fondo. Allora. Ma che cavolo. Perché non si cancella la mia lavagnetta? So, non mi dirai che hai scritto nella mia lavagnetta con la penna indelebile. Ma io ti odio. Ma cosa? No, e dai. Cavolo, era la mia lavagnetta. Non si... Hai distrutto la lavagnetta. No, dai, regalo più la macchina. Basta, basta. Niente più macchina. Ehi, calma. Calma, calma, sangue freddo. Posa quella penna maledetta che scrive. È indelebile. La mia macchina dei sogni, sì, è piccolina. Immaginavo. È una macchina così. Sì, un pattino. Sì. Ed è rossa. Macchinina rossa, dove vai? Sì. Perché a te piacciono i colori molto appariscenti. Sì, non gialla, perché comunque le macchine gialle non mi piacciono tanto. Macchina gialla. Perché poi succede questo e io non voglio assolutamente. Quindi macchinina rossa. Poi mi piace col tetto che non c'è. Cioè, però no, eh? Proprio che non c'è, no. Cioè, perché... che se piove praticamente entra l'acqua dentro. No, 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 questo no. Questo non mi piace, perché poi i capelli ti rovinano, perché va tutto il vento tra i capelli e divento così come una pazza. Quindi mi piace col tetto che si apre e si chiude. Deve essere luminosa e quindi deve essere così piena di luce. Bellissima, sì. E deve andare piano la macchina dei miei sogni, perché sì, la velocità non mi piace affatto. Mi piace andare piano piano come le vecchiettine. E mi sa tanto che ho sbagliato tutto. No, lo sapevo che c'era la fregatura. Me l'immaginavo.
cagato. Sono una stupida carciofina, dovevo saperlo che tu non ne fai una giusta. Può essere mai che mi facevi il regalo più bello del mondo? Ma tu hai sempre detto che ti piacciono le macchine grandi, che ti piacciono le macchine lunghe come le limousine, alte come gli autobus. Quando l'ho detto mai? Lo dici sempre. Già al mattino quando ti svegli: buongiorno macchina gigante dei miei sogni. Poi mi hai sempre detto che il tuo colore preferito era l'azzurro. Aiuto, mi avrà preso una macchina gigantesca che va velocissimo, quindi non la userò mai perché io mi spavento assolutamente. La userò io. Ma soprattutto, infatti, l'avrà presa come piace a lui. Così lui avrà Polar, Crossy, Crossy 2.0, l'overboard, l'aloboard, la bicicletta, tutte cose. E soprattutto avrà un'altra automobile che andrà velocissima con tutte le cose che piacciono a lui. Non ti preoccupare, secondo me ti piacerà ugualmente, perché comunque è una bella macchina quella che ho scelto. Non si può cambiare? No. Neanche se porto lo scontrino d'acquisto. Ma che stai dicendo? Su, su, tiriamoci su il morale, tiriamoci su dal divano. Andiamo, vieni qua, vieni con me. Oggi è un grande giorno, dobbiamo festeggiare. Anzi, prima di festeggiare la macchina nuova, dobbiamo essere certi che tu sappia guidare la macchina. Quindi ho preparato per te un piccolo test da affrontare prima di andare a prendere la macchina nuova. Se stai pensando nella tua mente malvagia e maligna che io debba guidare un'altra volta Polar, toglitelo dalla testa. Assolutamente no. Ora mi spieghi che c'entra lo skateboard con la macchina. È un piccolo test di abilità. Dobbiamo fare il crash test, ovvero capire se sei resistente e pronta per l'impatto. Qual è l'impatto? Questo è l'impatto. Sei cretino. Mi lanci contro la libreria? È un piccolo scherzetto. Comunque, filtrate, sappiate che io sto cominciando seriamente a pensare che questa macchina non c'è proprio. Quindi quando lui poi più tardi mi dirà: oh, Sofia, uno scherzo, sappiate che io già l'avevo scoperto. Carciofen, io ti sorprenderò. Oh! Non te l'aspetterai, ma la macchina che ho preso ti lascerà senza fiato. Ok, ok, senza fiato. Ma allora cosa aspettiamo? Perché siamo ancora qua? Andiamo a prendere questa macchina dei miei sogni. Sono emozionato e gasato. Tra qualche minuto guiderai la tua macchina, la macchina dei tuoi sogni. Non vedevo l'ora. Sempre a guidare io la macchina e portarla in giro come se fossi un autista. Basta, basta, fermo. Vedremo. Poi ne parleremo una volta che vedrò la macchina. Ok, proviamo un nuovo tipo di teletrasporto. Ho imparato questa notte. Dammi la mano. 3, 2, 1. Wow, ha funzionato. Sì, ma perché siamo da mia nonna? Perché è qui la tua macchina. Dove? Qui non c'è nessuna macchina, lo sapevo. No, c'è la tua macchina, veramente. Kira, meno male che ci sei tu. Ma che c'entra Kira? Vieni con me. Ti fidi di me? Vieni, 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 vieni qua. Andiamo, 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 andiamo. Chiudi gli occhi, aspetta, aspetta. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Metti le mani davanti agli occhi. Questa scena l'ho già vissuta. E poi c'è la Crossy 2.0. Non hai proprio vissuto niente. Chiudi gli occhi. Chiudo. Ok, cammina, cammina, vieni avanti, vieni avanti. Attenta, attenta, c'è il primo gradino, vai. Brava, prossimo gradino. Ok, cammina, cammina. Attenta l'altro gradino. Bene, mia cara Sofì, stai per scoprire la tua nuova macchina, la tua auto, la macchina dei tuoi sogni. Sei pronta? 3, 2, 1. Che c'è? Ma che fai? Ma che? Ma cosa? Gioco di me. Ma non mi sto prendendo gioco di te. Hai, no, so, ma aspetta, ma non è questo, ma qualunque cosa tu dici. No, non hai capito. Sofì, girati, girati, potresti girare un attimo. Sì, è di là. È lì. Come dire? Vera! Sofì, è verissimo, è la tua auto. È la macchina più bella che io abbia mai visto. Ed è tutta tua. Proprio come la volevo io. Rossa, piccola, che va lenta. Ha anche il tettuccio panoramico. Sai, entra, 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 vai. Che meraviglia. Ma è bellissima. È stupenda, è la mia macchina preferita. Desidero questa macchina da quando avevo 10 anni, ti giuro, veramente. È la mia preferita in assoluto, ti ringrazio tantissimo. E chi te l'ha regalata? Lui. Per la prima volta nella tua vita mi hai sorpreso per davvero. Ma io ti adoro, vita mia. Bacio. No. Grazie, lui. Guardate che figo qua. Non c'è il tetto. No, c'è il vetro. Guardate che schifezza, c'è un insetto. Aiuto, aiuto, non capisco se è dentro o fuori. È fuori. Ma comunque,
Comunque, come chiamiamo questa macchina? La macchina di lui si chiama Polar. E la mia come la chiamiamo? Io ho già in mente qualche nome, però si accettano suggerimenti. Quindi scrivetemi qui sotto nei commenti secondo voi quale nome potrei dargli. E poi io sceglierò se mettere quello che dite voi o quello che già penso io. Direi che per oggi abbiamo davvero vissuto delle emozioni incredibili. La nostra cacciofina super felice. Aspettate, ma adesso verrà la parte più divertente, perché nel video di domani mi vedrete alle prese con questa nuova bellissima macchina. Ok, è stupenda, wow, però il cambio è diverso rispetto a quello che avevo prima. Dovrò imparare a guidare questa macchina e non sarà affatto semplice. Come sapete, io sono un po' negata. Ci sarà davvero a divertirsi, sarà il primo vlog in cui Sophie si andrà a schiantare con la macchinina nuova. No, assolutamente. Se ancora non avete fatto iscrivervi al canale, noi ci vediamo domani con una nuova avventura, perché ogni giorno è insieme a me che altro a te. Yeah. Ciao. Sembri Mojo Jojo, sembra che hai la testa gigante così.